Buonasera a tutti, siamo nella saletta storica della didattica Luimo, per chi non è mai venuto tra noi, abbiamo il piacere di avere tra noi, non sempre abbiamo questo piacere, ma stasera sicuramente sì, la dottoressa Rodriguez. Nell'ambito della nostra divulgazione didattica, proprio statutaria della Luimo, ci stanno anche questi incontri con altri docenti conosciuti nel mondo. L'ultimo intervento l'avete ascoltato a marzo, dottor Farouk, alcuni erano presenti, Master Farouk, che ci ha portato un pochino la realtà in India della medicina omeopatica, molto distante da quella italiana, in quanto in India, negli ospedali allopatici, nei reparti di oncologia, ci sono medici omeopatici. Io voglio ringraziare Giuseppe Spinelli Peppino perché in definitiva lui è colui che fa da tramite nelle sue strategie internazionali per portarci questi nomi importanti, per avere uno scambio culturale importante anche con medici benemeriti di altri paesi. Non voglio togliere ulteriore tempo alla conferenza del dottor Tosaine, però una breve introduzione sul suo curriculum la farà proprio Peppino Spinelli. Grazie. Grazie Carlo. Grazie innanzitutto. Buongiorno alla dottoressa Alma Rodriguez, che è la persona per cui io sono qua e per cui mi sono innamorato dell'omeopatia e per la quale c'è questa stanza in cui hanno insegnato molti grandi maestri dell'omeopatia. E oggi, sempre in questo programma di cui parlava prima il dottor Melodia, di confronto, perché questo salone, questa istituzione, la LUIMO, che è nata negli anni 70, ha sempre favorito il confronto tra le idee, l'arricchimento. E credo che mai come in questo periodo in cui è inutile che vi enumero, diciamo, le simpatie che ci stiamo attirando da tutto il mondo accademico e tutto quanto, è il momento di rispondere con la qualità, con le idee, con lo studio, come ha sempre fatto l'omeopatia in questi 200 anni e come ha sempre camminato. Il dottor André Sain è uno dei maggiori omeopati del continente americano, uno dei più conosciuti anche, diciamo, in Europa, dove ha insegnato e fa pratica omeopatica da quasi 40 anni, quindi ha un'esperienza veramente importante da comunicarci, soprattutto nella cura dei casi cronici gravi. La sua impostazione, che penso ci arricchirà molto, perché è un lato che forse non abbiamo approfondito moltissimo nelle nostre latitudini, è quella di molti dei maestri dell'omeopatia dei tempi di Hahnemann, ma soprattutto il suo lavoro si è concentrato sulla figura di Adolf Lippe, che era considerato all'epoca tra i migliori, se non il migliore clinico, addirittura dallo stesso Hahnemann, che lo stimava moltissimo. E la sua evoluzione come omeopata è stata anche attraverso gli scritti di Lippe rileggere Hahnemann sotto un altro occhio. Lascio lui la parola pregandolo anche alla fine magari di lasciare un piccolo pezzo per dirci come rispondere agli skeptics, perché potrete trovare anche, guardate, ha fatto moltissimi dibattiti in Canada e negli Stati Uniti con gli skeptics, anche se là si svolgono in maniera differente, perché uno parla, ci sono le domande, risponde la parte dell'omeopatia, risponde la parte degli skeptics con lo stesso tempo. Come da noi, no? Praticamente, come i nostri programmi televisivi. Grazie a tutti, grazie al dottor Melodia, grazie Thank you, Peppino. Well, there's two messages that I would like to bring because it's a very short talk.
Allora, grazie Peppino, grazie a tutti. Sono due messaggi che voglio condividere perché il mio intervento sarà necessariamente breve qui. The first message, and I will be brief because you already have studied homeopathy for a long time, is if you seek truth in medicine, then you need to study homeopathy. Il primo messaggio, che sarà molto breve perché siete tutti già formati, già praticate l'omeopatia, è che se si cerca la verità in medicina, a quel punto, come dire, è ineludibile studiare l'omeopatia. And regardless of the training you have received and the way you practice homeopathy, there is probably one thing that unites all of us and is the truth in medicine. That's what we are attracted to homeopathy. In realtà, indipendentemente dal percorso individuale, dalla formazione ricevuta, dalle strade che in qualche modo abbiamo percorso, quello che ci unisce tutti quanti alle varie latitudini è proprio la verità, quello che cerchiamo nell'omeopatia. And is there such a thing as a truth? Sure, if you are at the bedside of a child that is dying and you try and the child die, well, the method fail. On the other hand, if you try and the child survive, the method worked, and that's truth. Ma esiste qualcosa che possiamo chiamare la verità? Beh, in realtà, effettivamente, se siamo accanto al letto di un paziente, un bambino in fin di vita che sta morendo, noi interveniamo, il bambino muore, il metodo è fallito, ma se interveniamo e il bambino non muore, guarisce, a quel punto vuol dire che il metodo ha funzionato e questa è una verità. Cioè, Stefano vuole... No, it's me. With Peppino in the train, we were discussing the beginning of homeopathy in Italy and particularly in Naples. E con Peppino, così viaggiando in treno, parlavamo degli esordi, degli inizi dell'omeopatia, in particolare a Napoli. And you know the development of homeopathy or the explosion of homeopathy happened after the epidemic of cholera. E in qualche modo lo sviluppo dell'omeopatia si fa risalire all'epidemia di colera, o meglio al seguito, diciamo, al post. Both in Europe and in America. Questo è vero anche in America, oltre che in Europa. For instance, in the region of Lombardo-Venetian Kingdom, there was a death rate of 53% of cholera. E nel regno del Lombardo-Veneto, per esempio, c'era un tasso di mortalità da colera del 53%. And in three epidemics since 55, 1854, 5 and 65, Dr. Rocco Gobini treated 448 patients with no deaths. E in realtà in tre ondate, diciamo, di epidemia, nel 1854, nel 1855 e nel 1865, il dottor Rocco Rubini curò praticamente oltre 440 pazienti senza alcun decesso, senza registrare alcun decesso. And that's truth in medicine. Questa è verità in medicina. And here is a text that is I'm writing about the success of homeopathy in epidemics. E qui abbiamo un testo che sto scrivendo sul successo dell'omeopatia nelle epidemie. And if you look at the subject, you don't see it. Non lo vedete, perciò. Why? Oh, you've never seen anything. I know why. Oh, so you've never seen it. What I was showing you, you didn't see it. Okay.
Let me see. Okay, so now I'll just show you again. Allora, vi mostro di nuovo il titolo. Okay, so this is what I was showing you before. Questo è il testo a cui facevo riferimento prima. The death rate was 53%. Il tasso di mortalità era del 53%. Of patients treated with allopathy. Dei pazienti trattati allopaticamente. And patient treated with Dr. Rucco was no death, zero. E invece il dottor Rubini, Rocco Rubini, non aveva praticamente decessi. But this is only one little story. Out of thousands of story, because I'm writing the the story of the success of homeopathy in epidemics. Ma questa è solo una delle tantissime verità storiche, è solo un episodio, perché io appunto sto scrivendo questo testo, il titolo in inglese è Il peso dell'evidenza e sul successo dell'omeopatia nelle epidemie. And you see the different epidemic? Yellow fever, smallpox, malaria, diphtheria. E qui vedete l'indice in pratica delle varie epidemie, quindi la difterite, la malaria, la varicella, eccetera. The results are the same. I risultati sono gli stessi. Regardless of the disease, regardless of the place, regardless of the time. The results are the same. Extraordinary. I risultati sono gli stessi indipendentemente dal tipo di malattia o dal luogo in cui poi sia scoppiata l'epidemia. I risultati sono straordinari e sono gli stessi. Okay. So this is the first message: is homeopathy. If you seek the truth in medicine, you have to study homeopathy, and you already know this. So I don't need to talk too much about it. Quindi questo è il primo messaggio. Se si cerca la verità in medicina, bisogna studiare omeopatia e non c'è tanto da discuterne con voi che ne siete consapevoli. However, there are many interpretations on how to study homeopathy. Ovviamente però è anche vero che ci sono tante interpretazioni su come vada studiata l'omeopatia. There are many schools, old and modern. Ci sono tante scuole, così vecchio stile o più moderne. Not all give good results. E non tutte portano a buoni risultati. I will show you something else. Voglio mostrarvi una cosa. Did you intentionally? Yeah, because I need to search. Just open, just hold on a second. Look at the difference here. Guardate qui, guardate un po' la tabella. We're looking at the mortality in patients with pneumonia. Allora, qui abbiamo la mortalità di pazienti con polmonite. Which is one of the infectious disease that is very pertinent today. Che è una delle malattie infettive che è abbastanza di attualità anche oggi. It's the cause of mortality. The greatest cause of mortality from infectious disease in the Western world. Ed è la principale causa di mortalità da malattia infettiva nel mondo occidentale. So if we look at the number
of the result. Here you have homeopathy in general. Allora, guardiamo i risultati. Qui avete omeopatia in generale. Any form of homeopathy. Qualunque forma di omeopatia. Okay. A mortality of 3.4%. Mortalità 3,4%. Which is excellent if we compare to the pre-antibiotic allopathy. Il che comunque è eccellente come risultato se facciamo il confronto con l'allopatia pre-antibiotici. So it's 7 times better. 7 volte meglio praticamente. Now this is current conventional care. Questa invece è la cura convenzionale attuale. Which includes hydration. Che comprende l'idratazione. Oxygenation. L'ossigenazione. Nutrition, l'alimentazione, good nursing care, e una buona assistenza medica. And the death rate is still very high, 13.7%. Il tasso di mortalità è ancora molto elevato, comunque 13,7%. Of course, in people that are relatively strong and in children, the mortality is very low. Ovviamente la mortalità è più bassa, è molto bassa in caso di soggetti comunque forti o nei bambini. But in people that are older and are immunocompromised, oppure mortality is very high. In soggetti immunodepressi oppure nelle persone più anziane la mortalità aumenta. But if we look now at Hahnemannian homeopathy, se invece ora guardiamo i risultati dell'omeopatia hahnemanniana, the mortality is 0.04%. 0,4 la mortalità, 0,4%. So that means that there is a lot of people dying on their homeopathy that should not die on their homeopathy. E in realtà vuol dire anche che ci sono comunque persone che muoiono con un trattamento omeopatico che non dovrebbero, diciamo così, andare incontro alla morte. And the message, the second message is if you will study homeopathy, I would strongly encourage you to study the what is called the Hahnemannian way of practicing homeopathy. Quindi il secondo messaggio che vorrei lanciare è che se si vuole studiare l'omeopatia è auspicabile, molto raccomandabile a mio avviso che si studi quella che si chiama omeopatia hahnemanniana. Hahnemann was an absolute genius. Hahnemann era un genio. In 2005 it was the 250th anniversary of Hahnemann's birth. Nel 2005 abbiamo celebrato il 250° anniversario della nascita di Hahnemann. And I was invited to give the keynote speech in Meissen, where Hahnemann was born in Germany. E io sono stato invitato a tenere appunto la lettura magistrale a Meissen, dove appunto Hahnemann era nato. And at that time it was said that the greatest discovery in medicine was the circulation of blood by William Harvey. E all'epoca si diceva che la principale scoperta in medicina era la circolazione del sangue da parte di William Harvey. And the greatest theory in, or the greatest discovery or theory in, or advance in science was the theory of the Big Bang. E il più grande progresso, diciamo, scientifico in generale era appunto considerato essere la teoria del Big Bang. But, you know, I said I don't agree with historians of science or of medicine, because when we really look from an objective point of view, the greatest discovery in medicine and probably in science is homeopathy. E io in quelle occasioni ebbi modo di dire che dissentivo rispetto a queste posizioni, perché andando a guardare i risultati oggettivi era innegabile che la più grande scoperta della medicina e probabilmente della scienza in generale era l'omeopatia. Homeopathy is not very popular now in Europe and in Italy in particular. Diciamo che l'omeopatia in Europa e in Italia in particolare al momento non gode proprio di ottima fama. It is not a scientific question, it is a political question. Ma non è una questione scientifica, è una questione politica. It's politics, it's not science. Non ha a che vedere con la scienza, è politica. When I debated skeptics, quando appunto ho tenuto questi dibattiti con gli scettici, I debated probably two of the biggest skeptics.
In particolare io mi sono incontrato con due dei principali scettici against homeopathy. Nei confronti dell'omeopatia. When I the more I debate, the more they had to stop because they when I would confront them to show the veracity of their statement, they could not. E in realtà in questi dibattiti alla fine in qualche modo io ho sempre avuto la meglio, nel senso che più li ho in qualche modo provocati, sollecitati a dimostrare la veridicità di quello che affermavano, e più non sono stati in grado di farlo. Yeah, you should never have fear of skeptics. Non bisogna mai aver paura degli scettici. They're powerful. Sono potenti. But they're merchant of lies. Ma sono mercanti di menzogne. And we have to show that to the public. E dobbiamo mostrarlo all'opinione pubblica. Okay. So the source. La fonte, diciamo. Once I showed this document to an historian of science. Allora, una volta ho mostrato questo testo, questo documento a uno storico della scienza. At the University of Connecticut Medical School. Alla facoltà di medicina dell'Università del Connecticut. Professor of medical history. In realtà è un professore di storia della medicina. And he looked through the document. Ha guardato questo testo. And he says, I want to see your reference. E mi ha chiesto, voglio vedere la bibliografia. And this doctor had written two books on epidemics. One on smallpox and one on the 1918-1919 pandemic, flu pandemic. E comunque questo docente aveva lui due testi appunto di medicina, uno sulla varicella e uno sulla pandemia di influenza del diciamo del XIX. Okay, so and in both he says there's no treatment. E in entrambi i libri lui dice, afferma, quindi lo scrive, che non c'è un trattamento, che non c'è cura. And I showed them in influenza. E nell'influenza. That during the pandemic it was very well documented that the death rate was very very low in homeopathic hospitals. Io invece riesco a dimostrare, ed è molto ben documentato, che il tasso di mortalità era bassissimo negli ospedali omeopatici, proprio in quella pandemia di influenza. Same thing with smallpox. E lo stesso per altre infezioni. Because he had written a book after 2001 because of bioterrorism. And he said there's no treatment. Aveva, perché lui aveva scritto questi libri dopo il 2001, quando c'era stata poi quel panico da bioterrorismo, eccetera. So he says, show me your reference. Quindi appunto lui mi disse, mi fai vedere le fonti. Okay, so let me just see, I'll show you the reference. So the reference are like this. Allora ecco qua per esempio. There is, so the reference are common reference sono, in medical journals. Sono pubblicazioni di riviste appunto scientifiche, di medicina, paper, così. He says, "Okay, it's the same reference I would use." Allora lui mi ha detto, "Ah, ma allora sono riferimenti bibliografici che userei anch'io." And I say, "Why you didn't use these reference for your two books?" E io gli ho allora detto in quell'occasione, "Beh, perché non hai usati questi qui per scrivere i tuoi due libri?" Simply he says, "I cannot write about homeopathy. I cannot." E lui mi ha detto, "Io non posso scrivere di omeopatia." So I say, "What's the value of these reference?"
Allora gli ho detto, ma qual è il valore di questi riferimenti? He says there are the one I would use if I had to write about it. Beh, sono validi nel senso che sono quelli che io userei se dovessi scrivere di queste cose. Yes. So is the physician reporting cases, hospitals publishing statistics, government publishing statistics. Quindi sono medici che appunto cartelle cliniche che riportano casi o insomma documentazione di ospedali, archivi di ospedali, eccetera. Questo è. Sì. Okay, very good. Okay, so this is for these reference. So I was coming back to the debates. Tornando. So we had a debate at the University of Connecticut in March 2013. Allora, nel marzo 2013 c'è stato questo dibattito all'Università del Connecticut. With Dr. Stephen Novella. Con il dottor Stephen Novella. From the University of Yale University. Di Yale, dell'Università di Yale. And he's probably number one skeptic in the world. Penso che sia lo scettico numero uno al mondo. Because what he writes, everybody copies. Perché poi quando scrive lui una cosa, tutti copiano. What he writes about homeopathy, what he writes about homeopathy, everybody copies. Quando, all the other skeptics say the same thing. Quando scrive lui qualcosa di omeopatia, poi tutti scrivono la stessa cosa. So after the debate, quindi dopo il dibattito, he says, "Let's continue by writing." Ha detto, ma perché non continuiamo per iscritto? You can see the debate; it still exists. It's recorded, so you can. Se in rete lo trovate anche questo dibattito. So during the after the debate it was equal. Nobody win, nobody allora, lost. Diciamo alla fine del dibattito era un pareggio, diciamo. Because you have a limited time to show your evidence. E perché tra l'altro lì avevamo anche un tempo, come dire, limitato per mostrare so, le proprie prove. He voluntarily asked me if I want to continue by writing. Quindi lui poi è stato lui che ha proposto, diciamo, di continuare per iscritto. I say sure. E ovviamente ho detto ma senz'altro. So he asked me a question is. Mi ha fatto quindi lui una domanda, no? Questa è la domanda. Quale pensa sia la migliore evidenza clinica a supporto dell'efficacia dell'omeopatia per una qualunque indicazione? So, I answer. Io ho risposto. In 413 pages. 413 pagine la risposta mia. With statistics and so on. Statistiche. È tutto, questa è la mia risposta. And let's see the reference. Vedete anche questo è il glossario degli acronimi. No, the reference at the bottom of the page, I think. I riferimenti alla fine proprio. Let's see. Vediamo. Yeah, the but there is like 687 references. Comunque ci sono 637 note, no, 687 tra note e riferimenti bibliografici. So he said it's too long to read. Ha detto no, no, è troppo lunga da leggere questa risposta. I said in question of so important question about science and health and death, it's not very long. E io gli ho ribattuto che per una domanda così importante di scienza, di vita, di morte, non era poi tanto lunga. So I say, okay, I'll write a summary. Gli ho detto che comunque avrei fatto un riassunto. And the summary is 28 pages. 28 pagine. But ma? If you remove from the if you remove the reference, togliendo poi le note, i riferimenti bibliografici, and the tables, look at the reference. Le tabelle, there's lots. Le vedete? And the tables. E anche le tabelle. If you remove the tables, it's only 12 pages. Sono solo 12 pagine. So I said it should take you 30 minutes to read. Ci vuole una mezz'oretta, gli ho detto, per leggere questa cosa. Before
And this is the conclusion. You can read the conclusion here. Possiamo leggere la conclusione del mio riassunto. L'omeopatia offre risultati i migliori e più sicuri risultati mai dimostrati da un qualunque sistema di medicina per i pazienti con la polmonite e quindi è il livello di raccomandazione più elevato possibile per questi pazienti e una forte 1A nelle raccomandazioni, no, quelle basate sulle evidenze, 1A, quindi raccomandazione forte, no, nella medicina. This is the language of evidence-based medicine. Questo è il linguaggio appunto della medicina basata sulle evidenze. And Novella has a website that's called evidence-based medicine. E Novella, questo professore, ha un sito web suo personale che si chiama appunto evidence-based medicine. Okay. So he does not respond that he has received it. Posto poi quando so after one week dopo una settimana the moderator of the debate il moderatore del dibattito he says you probably were traveling or you're very busy right now we're sending you the summary again gli ha scritto ma siccome forse probabilmente il professore era in viaggio era impegnato e non ha preso nota le rimandiamo il summary il riassunto no answer nessuna risposta two more weeks We send again, no answer. Dopo altre due settimane, di nuovo un altro invio, di nuovo senza risposta. One month later, no answer. Ancora un mese dopo, nessuna risposta. We send them again 2 months later. Due mesi dopo, di nuovo avuto ancora un invio. I was saying you must be very, very busy. Sicuramente doveva essere molto, molto occupato. Because for the last 5 years. When we corresponded, it was always the same day. Perché nei 5 anni precedenti, quando avevamo scambiato messaggi, eccetera, aveva sempre risposto nella giornata. But when they face the truth, they have no answer. Però devo dire che quando poi uno li mette di fronte alla verità, non hanno risposte. And that's how we should talk to the public, and that's how we should talk to the authority. With our truth, it's all there. Così dobbiamo parlare all'opinione pubblica, alle autorità, con la nostra verità, perché è lì sotto gli occhi di tutti. Ok. So, not every school of homeopathy will have the same result or way of practicing. Non tutti i modi di praticare l'omeopatia, diciamo, non tutte le scuole ottengono gli stessi risultati. The way I would suggest, I would invite you to look at seriously is the school that the American school of homeopathy that was based on Hahnemann's teaching. Quella che raccomando io, quella che incoraggio io a intraprendere come strada è quella che diciamo in America è la scuola classica americana basata sugli insegnamenti di Hahnemann. Probably the best student of Hahnemann in Europe was Benninghausen. Probabilmente il miglior discepolo, studente di Hahnemann in Europa è stato Benninghausen. But when a student came to him, a young doctor came to him and said, "Where should I practice?" Però quando uno studente, un giovane medico si rivolgeva a lui e gli chiedeva, "Ma dove devo praticare l'omeopatia?" Benninghausen would say, "Go to America." Anche Benninghausen diceva, "Vai in America." That's where homeopathy will develop. È dove l'omeopatia si può sviluppare. And he was right. E aveva ragione. Already in America there was Constantine Haring. E già in America c'era Constantine Haring. And soon after they founded the school. E immediatamente dopo hanno fondato una scuola. Allentown Academy. E l'Accademia di Allentown. Which is the first school of homeopathy in the world. Che è la prima scuola di omeopatia del mondo. And one of the first students to the school uno dei primi studenti di questa scuola was Adolf Lippi who had graduated from medicine at the University of Berlin che si era laureato in medicina all'università di Berlino when he was a law student era uno studente di diritto he discovered the organon of medicine by Hahnemann e quando studiava legge poi scoprì l'organon della medicina di Hahnemann he switched branch of study from law school to medical school quindi dal diritto decise di passare alla medicina si iscrisse alla facoltà di medicina he graduated as a physician and surgeon e quindi si è laureato in medicina e chirurgia and immigrated to
United States. Ed è emigrato negli Stati Uniti. Why? Perché? Because he was a count, he was a noble person. Perché era un conte, era un nobile. By birth. Per nascita. But by decision, he wanted to be a Republican. Ma come dire, ideologicamente era un repubblicano. So he moved to United States. Quindi lasciò la patria, così se ne andò negli Stati Uniti. In a small town in Pennsylvania. In una cittadina della Pennsylvania. Where they were building railroad tracks along a river. Dove stavano costruendo i binari della ferrovia lungo il corso di un fiume. And people, the workers had malaria. E gli operai avevano la malaria. And the name of homeopathy was not known by the workers. Gli operai non sapevano nemmeno la parola omeopatia cosa fosse. And some workers start to come. Comunque alcuni operai cominciarono a rivolgersi a lui. And he says he treated hundreds. E poi lui alla fine ne ha trattati centinaia. And rarely did he have to change his prescription. E ha dovuto cambiare prescrizione molto raramente. And he says the name of homeopathy spread then to the region. E a quel punto, come dire, in tutta la regione non si faceva che parlare dell'omeopatia. And he says 40 years later he says I have been through many epidemics of malaria. E poi negli anni 40 anni dopo ha anche detto ho assistito a molte epidemie di malaria. And the results have been the same. E i risultati che ho ottenuto sono sempre stati gli stessi. Okay. So they founded the American Institute in 1846. E 1846 la fondazione dell'American Institute. And there was a number of great homeopaths. There was Jocelyn. E ce ne sono stati poi tantissimi grandi omeopati, Jocelyn, Bayard, Dunham, Wells. Yeah. Guernsey. This is Herring in his library. E questa Carrington. Era Herring nella sua biblioteca, poi Carrington e Swan. This is the other Guernsey. Finke. Finke. Probably one of the greatest. Secondo me uno dei migliori. Skinner came from that school. He studied with Lippe. Skinner anche che veniva da quella scuola e aveva studiato con Lippe. And they founded in 1881 an association to preserve homeopathy. E sono loro che hanno fondato poi nel 1881 un'associazione per preservare l'omeopatia. That was Lippe. È stato Lippe appunto. And this association met every year. Cominciarono a riunirsi ogni anno. From 1881. Dal 1881. Until 1959. Al 1959. And people that were member of this association. E i membri di questa associazione. Allen, H.C. Allen. Allora abbiamo Allen. Close. Kent. Wesselhoff. Wesselhoff. Nash. Yingling. Farrington, the young one, the better one. Farrington, quello giovane. Boger. Bravo, Boger. Roberts. So Pulford. So there was many. Pulford. Many people. And this association published transaction every year. E questa associazione ogni anno. And in the transaction you see the discussion. E si poteva quindi leggere il resoconto delle discussioni. And you see the quality of their practice was extraordinary. E possiamo renderci conto che la qualità dell'omeopatia che praticavano era straordinaria. I'll show you some papers. Vi mostro anche dei paper. Or I'll show you the transaction. O proprio diciamo, la rivista. Oh, I can show you this one. Yeah, I'll show you this one. See, this is the transaction. Allora qui vedete praticamente, come dire, tutte le
riviste annuali. You see? The history and proceeding. Allora, storie e atti, vedete. And the discussion. E quindi, come dire, sono gli atti dei dibattiti, delle discussioni. These, with 69. Like the principle of homeopathy. Per esempio qui i principi dell'omeopatia. What is pure homeopathy? Che cos'è l'omeopatia pura? Again, pure homeopathy defined. E qui abbiamo definizione dell'omeopatia pura. Pure homeopathy, progressive homeopathy and true homeopathician. Allora, l'omeopatia pura, l'omeopatia progressiva e il vero omeopata. So progressive homeopathy is people that want to do different than Hahnemann. Progressive, proprio nel senso del rock, erano quelli che volevano distaccarsi da Hahnemann. One of the questions that was asked in one of these, I think it's in the next one. In una delle domande, yeah. Uno dei quesiti, appunto, dei dibattiti. Is this one, this question. Questa domanda. L'omeopatia pura, da sola e senza altri supporti, è in grado di gestire e di risolvere i problemi della puerpera e del puerperio, credo, e le sue complicanze? Or there's another one similar to that. Can homeopathy deal with pain without analgesic? Oppure un'altra domanda tipo potrebbe essere: può l'omeopatia gestire il dolore senza altre forme di analgesia? In other words, this school had raised the level of the practice of homeopathy better than Hahnemann could have dreamt of. Vi mostro queste cose per dimostrarvi che con questo processo, anche col confronto continuo, questa scuola era riuscita ad innalzare il livello dell'omeopatia a un livello che forse Hahnemann non avrebbe potuto nemmeno sognare. So let's talk about what is the basis of this pure Hahnemannian homeopathy. Quindi cominciamo. Qual è la base di questa omeopatia pura hahnemanniana? Una the totality of the symptom. Uno. La totalità dei sintomi. La totalità. So totality of symptom means you need to do to take a case of a patient with a chronic disease, with all the symptoms they can remember since their child, since they're born. Che vuol dire? Vuol dire che se stiamo di fronte a un paziente con una malattia cronica, dobbiamo essere in grado di prendere il caso, tutti i sintomi che il paziente può ricordare dall'infanzia. And it's not everybody that does this. E non è che poi tutti facciano così. Because many people will do a case of a patient with chronic disease in 1 hour. Perché molti di noi magari così con un paziente con una malattia cronica se lo sbrigano in un'ora. But the totality of symptoms is totality of symptom. Però totalità dei sintomi vuol dire totalità. Insomma, which is a beautiful word. Totalità è una bellissima parola. Like on Friday I will present a case of multiple sclerosis. Per esempio venerdì a Reggio presenterò un caso di sclerosi multipla. In a patient with multiple with a patient that is a homeopathic doctor. Paziente che è anche omeopata. And she was treated for 23 years. Curata per 23 anni. And for me the remedy is obvious. Per me il rimedio è ovvio. But I took a case in 3 hours. Però io ho comunque preso il suo caso in 3 ore. And she was treated by 3 of her teacher before.
prima di me era stata curata da tre dei suoi maestri. And I asked her how long they took the case. E alla fine io ho osato chiederle in quanto tempo avessero questi preso il suo caso. They said 2 hours or less. E lei ha sempre detto meno di 2 ore, massimo 2 ore. So what did they miss in that 1 hour? Io ho un'ora in più, forse si sono persi qualcosa, no, in quell'ora. It's like when Mozart played before the emperor, Mozart asked the emperor what he thought of his concerto, and the emperor that was not very good in music, he said to his advisor, say, what should I say to Mozart? And he says, too many notes. E, come quando Mozart suonò davanti all'imperatore, e in realtà l'imperatore non è che sapesse un granché di musica, per cui anche l'imperatore chiese al suo consigliere, dico, ma che gli devo dire? Fa troppe note. So Mozart said, which one? E allora Mozart dice, ma quali? I'll tell you another story. Vi racconto un'altra cosa. One time I had a patient that had migraines twice a week. Una volta avevo un paziente che aveva una emicrania 2 volte a settimana. That would last from 24 to 48 hours. Che poteva durare dalle 24 alle 48 ore. Since 1982. Dal 1982. In 1984 she heard about homeopathy. Nel 1984 questa paziente sente parlare dell'omeopatia. She went to Greece. È andata in Grecia. And she was treated there for about 2 or 3 years. È stata curata lì per 2 o 3 anni. From Baltimore in the United States. E andava lì da Baltimora negli Stati Uniti. With no success. Senza, come dire, alcun successo. Then she was treated in New York City by a student of this person in Greece. Poi è stata curata a New York da uno studente di questo maestro greco. For about 2 years, 2 or 3 years. Per 2 o 3 anni. No success. Senza risultati. Then she studied with one of the students from Greece in California. Poi ha cominciato a studiare con uno degli studenti del corso in Grecia, ma in California. And this doctor in California demanded that she had to fly for every month for a follow-up visit. E questo medico, questo dottore in California, voleva che lei andasse, volasse praticamente in aereo ogni mese per i follow-up, quindi che andasse lì da Baltimora. It's about 7,000 kilometers. 7,000 chilometri comunque. Yes, it's very much. And this doctor in California gave her the same remedy every month, different potency, for 1 year and a half. Questo dottore in California le ha dato ogni mese lo stesso rimedio, solo una potenza diversa, questo per 1 anno e mezzo. With no results. Senza risultati. During this time, this patient e in questo periodo questa paziente became interested in homeopathy. Ha cominciato così a incuriosirsi dell'omeopatia. And she studied homeopathy. Ha cominciato anche a studiare l'omeopatia. And I took his case. E io ho preso il suo caso. It took me 5 hours. Quello quando l'ho preso mi ci sono volute 5 ore. The problem with this case is there was a history of incest. Il problema con questo caso è che c'era una storia di incesto. And a lot of abuse. E di abuso. And it's hard to get the story of incest and abuse in few minutes. Ed è, come dire, difficile avere accesso a una storia di incesto e di abusi in pochi minuti. At the end I was certain of the remedy she needed. Alla fine ero sicuro di quale fosse il rimedio. And this patient e questa paziente said, doctor, mi ha detto, dottore, could my remedy be natrum muriaticum? Il mio rimedio può essere natrum muriaticum. I said, exactly, it is. Ha detto, ma brava, è proprio natrum muriaticum. But she had never received it. Non gliel'aveva dato mai nessuno. And I was not sure of the prescription until the end. E io non sono stato sicuro del rimedio proprio fino alla fine delle 5 ore. And I asked her how long each of the 3 homeopaths she saw before me for 10 years. She saw 3 homeopaths over 10 years because I saw her in 1992. No, 8 years later. So she saw 3 homeopaths over 8 years. Allora lei in 8 anni aveva visto 3 omeopati diversi, quindi io l'ho vista alla fine di un periodo di 8 anni.
in cui l'avevano vista tre maestri. She said, an hour and a quarter. Io ho chiesto quanto fossero durati questi colloqui, eccetera. Uno, un'ora e un quarto. Two hours. Uno, due ore. And one hour. E uno, un'ora. So I said, what information did I get that the other ones did not get? Io allora ho detto, ma quali sono le informazioni che io ho avuto che gli altri non sono riusciti ad avere? But the fact is, she lost 8 years of suffering. Comunque, al di là di queste, come dire, polemiche, ha perso 8 anni, cioè ha sofferto per 8 anni. Which was not needed. Sofferenze non necessarie. I'll give you another story. Vi racconto un'altra cosa. In 2013. Nel 2013. About, I was invited to Bogota. Sono stato invitato a Bogotà. You have it there, I think, this year. Ce l'abbiamo qui. This. You see? Vedete? This year. Alla fine. Oh, no, I'll do this. In Colombia. Yes, you see? Vedete? Luglio 2013. And it's a foundation for homeopathy. È una fondazione per l'omeopatia. They have three buildings. Hanno tre edifici. One is for the veterinary school. Uno per i veterinari. One is for human. Uno per gli umani. And one is for like a dispensary. E uno una sorta di ambulatorio. And it's a whole was given by Louis J. For homeopathy. Ed è proprio una fondazione per l'omeopatia, Louis G. Paez. So there was about 45 doctors. Allora c'erano 45 dottori that attended this che conference. Sono così venuti alla conferenza. And there was about 30 professors from the both schools, veterinary and human. C'erano anche 30 docenti della scuola di veterinaria e di medicina umana. And one of the patient, e un paziente, she was a professor, una paziente che era anche una docente, with multiple sclerosis, aveva una sclerosi multipla, for 15 years, da 15 anni, treated unsuccessfully, curata senza successo, by the professor of the school, dai docenti della scuola. I took the case in front of the class, io ho preso il caso davanti a tutto il gruppo, and nobody knew the remedy. E nessuno aveva il rimedio, aveva un'idea del rimedio. A basic remedy of Hahnemann. Un rimedio proprio di quelli base di Hahnemann. Nobody knew it. Nessuno lo conosceva quasi. How could she get better? Come poteva migliorare questa signora? Sì. So this is just to illustrate. Questo solo per mostrarvi. That it's very easy to be lost in homeopathy. Che è molto facile perdersi in omeopatia. It's a vast subject. Perché è una materia così vasta. There's a lot of different voices. Sono anche moltissime le voci diverse. And if you want to confuse the mind, se si vuole confondere la mente, make many voices. È chiaro che ci si può esporre molte voci. With different messages. E soprattutto se sono voci e messaggi diversi. And you will destroy homeopathy. È chiaro che questo però distrugge l'omeopatia. In 1994. Nel 1994. I was teaching in Holland. Insegnavo in Olanda. And there was 500 people in the room. E nell'aula c'erano 500 persone. And people were many young people. Molti giovani. Very enthusiastic. Entusiasti. And it was Sunday afternoon. We're finishing with question and answers. Era domenica pomeriggio. Ancora stavano lì a domande e risposte. And at that time in Holland, they had 5 schools for homeopathy. All'epoca in Olanda c'erano 5 scuole di omeopatia. One for medical doctor. Una per i medici. And 4 for what they call professional homeopaths. E 4 per quelli che loro chiamano omeopati professionisti. And one of the director of one of the school. E uno dei cioè il direttore delle scuole. He was at the back of the room. Era in fondo alla sala. And he asked me a question. Alza la mano, mi fa una domanda. He says, "What do you think is the future of homeopathy?" Quale pensa sia il futuro dell'omeopatia? Very bad, I said. E io gli ho detto, it will go down, 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 down. E andrà
sempre più giù. And you could hear a fly flying in the room. C'era un silenzio tombale, si poteva sentire volare una mosca. Why did I say that? Perché ho dato questa risposta? Because there was many voices that were not concordant. Perché c'erano troppe voci non concordanti. It can only create confusion. Questo crea disarmonia, confusione. And the confusion will lead to people will leave homeopathy. E la confusione fa sì che le persone abbandonino l'omeopatia. And today, oggi, in Holland, in Olanda, the youngest medical doctor practicing homeopathy is 54 years old. The youngest. Il medico più giovane che pratica l'omeopatia ha 54 anni. And the youngest veterinary doctor practicing homeopathy. E il veterinario più giovane che pratica l'omeopatia. It's his wife. È sua moglie. And she's 53. Ha 53 anni. They have nobody on the bottom. Dopo di loro, cioè più giovani non c'è nessuno. Incredible, eh? So quick. So, I would encourage you to study this approach, and I'll tell you a story, another story. E questo è l'approccio che io propongo, e vi racconto un'altra storia. Founded the first school of homeopathy in the world. Allora, qui abbiamo appunto la prima scuola di omeopatia del mondo per fondazione. And in 1841. Nel 1841. They close because a director had invested the money in the stock market. Come dire, è stata chiusa perché un direttore aveva investito dei soldi in borsa. And they lost everything. Aveva perso tutto. And they had plans for a hospital, plans for a laboratory, plans for classroom and so on. All gone. E quindi hanno in qualche modo perso tutte le attrezzature che avevano anche, non so, per nelle classi, negli ambulatori, nei laboratori, eccetera. So there was a medical doctor by the name of P.P. Wells. Però un altro medico, Wells, who had practiced already medicine for about 12 years, about. Che già da 12 anni, come dire, esercitava la professione. And he was dissatisfied. Ed era scontento però della medicina che praticava. And in 1841 he learned about homeopathy. Nel 1841 cominciò a studiare l'omeopatia. Allentown Academy had closed. Siccome l'accademia di Allentown appunto aveva chiuso per bancarotta. He went to see Herring. Andò da Herring. And he says, "What should I do?" E gli chiese: che faccio, dove vado? Herring says, Herring gli ha detto: you have to learn German, devi imparare il tedesco, and you have to read the Organon, devi leggere l'Organon, materia medica pura, la materia medica pura, and chronic disease, e malattie croniche, in German, in tedesco, because it was not translated yet, perché all'epoca non c'erano traduzioni. So he did this, ha fatto così. And after 42 years, e dopo 42 anni, he said the following. Disse quanto segue. He says, "I have had." He practiced in Brooklyn, New York. E diciamo esercitava a New York. Populous, big population. E quindi in un quartiere molto popoloso. And he says, "I have had as big practice as any other physician in the city of Brooklyn." Allora, io ho avuto così tanti pazienti quanto qualunque altro medico a Brooklyn. And I have seen patients with all kinds of acute and chronic conditions. Ho visto tutti i pazienti con condizioni acute o croniche. I'll show you. Vi mostro. Sometimes an image is better than. Perché un'immagine vale più di mille parole. Yes, let me just see. I'll try to find. It is close this. So it's the epidemic. Okay, so I'll go like this.
Look, for instance, here he says, he report, oh. Guardate qui. Disse, he says he reported, in 1858, he reported to Dr. Pippi, that's something else. This is Benninghausen. No, okay, questo è Benninghausen. Okay, so we'll go further. But it's still, look, it's membranous croup. Comunque, vedete? He had 400 or 500 cases. Abbiamo comunque qui without a loss. Report di centinaia, per esempio, di casi e comunque con cura senza per. Okay, so let me just see. Non trova il. Okay. Okay, very good. So ecco. Let's read here. You can translate this. Sì. Allora, qui questo è il punto. Allora, in un'indagine condotta nel 1928 tra medici omeopati, si riporta un tasso di mortalità del 2,8% tra 11.000 pazienti con polmonite curati con l'omeopatia. Nel 1885 lo stimato dottor Wells di Brooklyn, New York, diceva che un tasso di mortalità del 2-3% era comunque troppo elevato per l'omeopatia giusta, tra virgolette, e fa l'esempio del dottor Rice che nella sua pratica tra il 43 e il 48 all'ospedale di Linz in Austria aveva una percentuale appunto dell'1% di mortalità e continua, riteniamo questo perché abbiamo la prova della sua esperienza. Ok, continue. In una, nel praticare questo sistema che 43 and 2/3 44 che ha già compiuto 44 anni e che è stato trattato molto ampiamente su molte malattie, la polmonite sicuramente è stata una parte cospicua dei casi curati. Io non ho perso nemmeno un caso. So if I see I see in practice about 6 to 10 cases of pneumonia every year. In pratica 6-10 casi di polmonite ogni anno io vedo. But in those days there are many acute diseases that would end in pneumonia. All'epoca però è chiaro che c'erano molte malattie acute che poi finivano così col diventare polmonite. Scarlet fever would end in pneumonia. La scarlattina, per esempio, poi. Measles would end in pneumonia. Anche il morbillo. Typhoid would end in pneumonia. La febbre tifoide. So they had more acute condition that would end in pneumonia than today. C'erano molte più condizioni acute che degeneravano in polmonite di quanto non accada oggi. So let's say he saw one patient a month at the minimum. Diciamo che vedeva un paziente al mese perlomeno. Because during one epidemic he could maybe see 10. Perché in un'epidemia invece ne poteva vedere anche 10. So let's say one at the minimum per month. Quindi diciamo uno al mese come minimo. After 44 years, how many cases that? Dopo 44 anni quanto fa? One a month. How many? Uno al mese quanto 500. Fa? 500. No deaths. Senza mortalità praticamente, senza decessi. Statistically is very significant. Cioè, è significativo a livello statistico. You don't need to do statistics. È quasi non serve fare il calcolo statistico. That's right. So there's a Nobel Prize Rutherford. Rutherford, un premio Nobel for physics. Della fisica. He says if you have to do statistics. È solito dire che se bisogna fare calcoli statistici. It's because your science is not good. È perché la scienza, come dire, non. So here we don't need to do statistics. Non è provata, qui non serve. But he obtained these results. Ha ottenuto questi risultati. With the organon. Con l'organon. The chronic disease. Malattie croniche. Matematica pura. La materia medica pura. In German. In tedesco. Despite he was English speaking. Pur essendo lui anglofono. So you have the organon translated in Italian. E invece voi avete l'organon già in italiano. Materia medica pura. Sì, anche la materia medica. And chronic disease. Anche malattie croniche. So you should be able to have the same results. Dovreste avere gli stessi risultati.
Plus, if you add all the experience e poi, se avete tutta l'esperienza of the Anumanians since that time, degli Anumaniani, you should have even better results. Dovreste addirittura avere risultati migliori. Sì. I will name names because even though it's not politically correct, faccio qualche nome anche se non è politicamente corretto. But it's important that in our world of homeopathy that we know what's happening. Però diciamo è importante anche che nel mondo dell'omeopatia si sappia quello che succede. And it has nothing to do with personality. E non ha nulla a che vedere con le personalità. It's more with ideas. È più una questione di idee. You perhaps know that I have criticized strongly the new way of practicing homeopathy. Probabilmente a qualcuno non è sfuggito che io ho aspramente criticato il nuovo modo di praticare l'omeopatia. In 2001 there was a big debate. Nel 2001 c'è stato un dibattito molto forte in tutto il mondo, no? With Sankaran and con so Sankaran, on. Eccetera, insomma. And I showed that he was cheating, he was saying wrong things and e so on. Ho dimostrato che diceva sciocchezze, che sbagliava. Okay. So in 2012 we have a congress in the United States. Nel 2012 poi c'è stato un congresso negli Stati Uniti. And Sankaran comes to me. Sankaran è venuto da me. He says, Andre, why don't we work together? E ha detto, Andre, perché non lavoriamo insieme? I said, can oil and water mix together? Io gli ho detto, ma l'acqua e l'olio possono mescolarsi? He was a bit puzzled. È rimasto un po' perplesso. So I says, listen, if you can, you or your student can go into intensive care unit in and out, and then go to another one and do that 10 times and be confident before you go in and confident when you come out and confident when you come back to see your result. If you can do that with 10 consecutive patients, then we can work together. E io allora gli ho detto, guarda, facciamo così, se tu puoi entrare in una terapia intensiva, essere sicuro quando entri e quando esci e farlo per 10 pazienti consecutivi, cioè essere sicuro di quello che fai, 10 pazienti consecutivi, forse possiamo lavorare insieme. He says, I never go in intensive care unit. Dice, ah, ma io non ci vado mai nell'unità di terapia intensiva. Okay, I say, okay, what about pneumonia? In India, pneumonia allora, is everywhere. Parliamo della polmonite, ho detto. La polmonite in India dovrebbe essere praticamente a ogni angolo di strada. If you can walk to a patient with pneumonia with confidence, andare con fiducia, sapendo, diciamo, con consapevolezza da un paziente con la polmonite. And when you do your follow-up visit, your call, e poi quando fai il follow-up, la seconda visita, eccetera, you call back with confidence, di nuovo, come dire, hai la stessa fiducia, di consapevolezza di quello che hai fatto, 10 patient, per 10 pazienti consecutivi, says, we can work together. Possiamo lavorare insieme. He says, I never see patient with pneumonia. Io non vedo mai pazienti con la polmonite, mi ha detto. So, it's a difficult point. È un punto, cioè, un terreno difficile. Homeopathy should be applicable to all type of patient. Perché l'omeopatia dovrebbe essere applicabile a tutti i tipi di pazienti. And if you practice a good quality of homeopathy, se si pratica un'omeopatia di buona qualità, rarely a patient with an infectious disease, raramente un paziente con una malattia infettiva, would need other type of attention, maybe nursing care. Avrà bisogno di altre cure, diciamo. Forse sì, buona igiene, insomma, infermieristica. I have seen some of the worst case of infectious disease. Ho visto casi veramente gravi di malattie infettive. I will present one on Sunday. Domenica ne presenterò uno al seminario. A patient with meningitis. Un paziente con meningite. That had intravascular coagulation. Che aveva anche una coagulazione intravascolare. With necrosis. Con necrosi. And total organ failure. E appunto così tutti gli organi sballati. They gave hours to live. Gli avevano praticamente dato poche ore di vita. I was called at that time. E a quel punto sono stato chiamato. And the patient made
just a progressive recovery. Every hour, every 12 hours she was better. Ora dopo ora la paziente è migliorata tantissimo, ora, di ora in ora migliorava. Probably the worst case I've ever seen of a patient with infectious disease. Penso che sia questo il caso peggiore che abbia visto di un paziente con una malattia infettiva. Was a patient that had AIDS. Aveva l'AIDS. Before they were they had the new medication. Prima che venissero poi messi a punto i nuovi farmaci. And this patient was hospitalized for pneumocystic carini pneumonia. Ed era stata ricoverata appunto per la polmonite pneumocistica di carini. And after 6 weeks he was released. E dopo 6 settimane dimesso. And within a week he came back. Poi dopo una settimana tornato. And now it couldn't go away. In ospedale a quel punto non potevano più dimetterlo, era in condizioni veramente appunto disastrose. So they say we'll try experimental drugs. Gli dissero che avrebbero provato dei farmaci sperimentali. Which made him susceptible to fungal infection. Che però poi finirono col renderlo suscettibile a infezioni micotiche. And he developed cryptococcal meningitis. E quindi poi aveva sviluppato questa meningite da criptococco. And then he started to go into kidney and liver failure. E poi aveva appunto insomma insufficienza epatica, insufficienza renale. And then they told the family that there was hours or day to live. E a quel punto dissero ai familiari che era una questione di ore se non di giorni. The patient was on morphine. Morfina. And on 80 milligrams of prednisone. 80 milligrammi di prednisone. To limit the side effect of the medication. Per così attenuare un po' gli effetti collaterali dei farmaci. And so he was in a comatose state. Era in uno stato comatoso. And so I was called. E mi chiamano. And I prescribe. E io prescrivo. Within 30 minutes of the prescription, he opened his eyes. A 30 minuti dal rimedio apre gli occhi. Within a few hours, he started to eat. A poche ore comincia a mangiare. And within a few days, e in pochi giorni, he was able to leave the hospital. Ha potuto lasciare l'ospedale. Because I told him if he will survive, perché io gli avevo detto se sopravvivi, he has to leave the hospital. Devi andartene dall'ospedale. But they did not. When he was better, quando aveva cominciato a stare meglio, they brought 28 infectious disease specialists to visit him. Portarono 28 infettivologi per visitarlo. And they say the treatment worked. E hanno detto, hai visto, ce l'abbiamo fatta. The experimental treatment. Quelli sperimentali, no? Quei farmaci sperimentali che gli avevano dato. So at one point I said we're gonna stop the steroids. Comunque a un certo punto dissero fermiamo gli steroidi. And they say that we can if you stop the steroids it will have strong side effect from the eflotericin B. It's antibiotic. Però loro dissero che se si fossero interrotti questi trattamenti avrebbe avuto un'esacerbazione degli effetti da farmaco. And effectively he developed chills. E infatti sviluppò dei brividi, dei tremori, and shivers, sì, shaking. Appunto. But the interesting thing, la cosa interessante, it was only on his left side, solo a sinistra, which is great for homeopathy. Cosa molto significativa in omeopatia. Okay, so at the end of the at the end of the second week. Comunque alla fine della seconda settimana. No, at the end of about eight days. Otto giorni. I told him. Yes, he should leave the hospital. Ho detto deve andarsene dall'ospedale. And they say if you leave you will die. E loro in 24 hours. Se te ne vai morirai in 24 ore. So before he left they did cerebral spinal fluid tap. E prima di metterlo comunque di lasciarlo andare fecero appunto questo esame del fluido spinale. And he had still had the cryptococcus. E aveva ancora il criptococco. Okay, so he left with signing a form. Quindi against medical ha dovuto firmare, diciamo, perché per essere dimesso, cioè, siccome ha lasciato l'ospedale contro il consiglio medico, ha dovuto firmare.
Okay. And I said, if there's a problem, call me. Io gli dissi a questo paziente, se c'è un problema, chiamami. He left on the Friday. È uscito dall'ospedale il venerdì. On Saturday I was teaching. Il sabato io stavo facendo lezione. And in the school building where I was teaching, there was a phone, a public phone, in the hallway. E nella scuola dove insegnavo c'era un telefono pubblico nel corridoio. In those days it existed. Perché è una cosa, appunto, all'epoca qualcuno, cioè, ce lo ricordiamo che c'erano i telefoni a gettoni. It does not exist anymore in America. In America almeno non esistono più. In any case, so I gave the number and I said, if there's a problem, call this comunque, number. Comunque io gli avevo dato il numero, dice, se c'è un problema chiama. And I left the classroom door open. E avevo lasciato la porta dell'aula aperta. And at 11 o'clock I get a call. Alle 11 telefonata. The patient is confused. Il paziente è confuso. He has rigid neck, rigidity of the neck. Rigidità del collo. He's disoriented. È disorientato. Incoordinated. Poca coordinazione. And he has headache. E ha mal di testa. So the meningitis is back. Quindi torna la meningite. So I told him what remedy to use on the phone. Io per telefono gli ho detto che rimedio prendere. And he recovered completely. Ha recuperato completamente. And if he had seen him 6 weeks later, e se lo aveste potuto vedere 6 settimane dopo, he could have been a person in this room, avrebbe potuto essere uno di voi. And you would not have known that 6 weeks before he was skin and bone. Non avreste potuto proprio immaginare che solo 6 settimane prima era tutto pelle e ossa. Yeah, so it's people with infectious disease. The story has been written. Quindi diciamo per le malattie infettive, insomma, la storia è scritta. Homeopathy is the most effective. L'omeopatia è il metodo più efficace. A method to deal with infectious disease. Per gestire le malattie infettive. With patients with infectious disease. O meglio, i pazienti con. And there will always be infectious disease. E le malattie infettive ci saranno sempre. Regardless of great the development in molecular biology and genetics. Dipendentemente da tutti gli sviluppi che ci potranno essere nella biologia molecolare, nella genetica, eccetera. And there will always be new type of microorganism. E ci saranno sempre nuovi microorganismi. With new type of infectious disease. Con nuove malattie infettive. Like one time I was reading in the old journal from about 1840. Per esempio, una volta leggevo in una nel 1840. There was an epidemic that started on the east coast of the United States. Che c'era un'epidemia che era partita sulla east coast degli Stati Uniti. And spread westward. E si era poi diffusa verso occidente. It was an infection of the scrotum. Un'infezione scrotale. That led to necrosis in about 24 hours. Che portava alla necrosi in 24 ore. It was a form of streptococcus. Era uno streptococco. But specifically for the affecting the scrotum. Però proprio specifico per lo scroto. And people would die within about 2 days. E morivano praticamente in pochi giorni. Because it would invade the body. Poi pervadeva tutto l'organismo. I've found the disease. I think it's called Gaucher's disease, something disease, like this. Yeah, I think it's very rare. Molto rara. But at that time it was an epidemic that crossed the United States. All'epoca proprio era un'epidemia perché così spazzò via tutti gli Stati Uniti. It will come back. E tornerà prima. And there will be worse epidemics. E ce ne saranno altre anche peggiori. There will be all type of epidemics. Beh, di qualunque tipo, epidemie di qualunque tipo. And homeopathy, that's when homeopathy will shine again. E l'omeopatia di nuovo risplenderà. We just have to spread the word that homeopathy is the best treatment for patients with infectious disease. Dobbiamo semplicemente, appunto, dirlo, promuoverla. Show the statistics. Come il trattamento migliore possibile per le malattie infettive, mostrare le statistiche. And it will quiet the skeptics. E chiaramente questo calmerà gli scettici. And when a major epidemic comes. Nel caso di una grande epidemia, people will turn to homeopathy. Alla fine penso che inevitabilmente i pazienti si rivolgeranno all'omeopatia. It is guaranteed. È garantito. So we have to be ready. Dobbiamo essere pronti. Yeah. Any question? Avete domande? Sì.
Sure. In 2012, certo, nel 2012 there was a congress of homeopathy in the United States. C'è stato un congresso di omeopatia negli Stati Uniti. Sankaran was here. C'era Sankaran lì. And I was here. E io stavo qui. Questions were asked for both. E facevano domande a entrambi. Sometimes I answer first, sometimes he answer first. Qualche volta rispondevo io per primo, qualche volta rispondeva per prima lui. I don't remember the answer, the question. Non ricordo la domanda. But I remember his answer. Però ricordo la sua risposta. He said, disse, first of all, before I tell you the answer. Anzi, prima che vi dica la risposta. How many paragraph of the Organon are about case taking? Vorrei chiedere io a voi quanti paragrafi dell'Organon riguardano la presa del caso. About. Circa. About 20, 30. 20, 30. Sì. A spanna. Sì. Yes. 80 to 110 about. 80 a 210. Paragraph 80 to 110 is about case taking. 80 a 210 riguardano tutti il case taking, la presa del caso. Which question to ask the patient? Cioè, su che domande fare ai pazienti, what no? What the doctor needs to know about the patient. Quello che il medico deve sapere del paziente. The occupation, the lifestyle, the disposition, stile di vita, the sleep, lavoro, the appetite. Disposizione, come dorme, appetito, come mangia, eccetera. Totality. Totalità. Okay. Sankaran said. E Sankaran disse. The best case taking. Il modo migliore per prendere il caso. Is when you don't ask a question to the patient. È quando non fai nessuna domanda al paziente. And people say, oh. Tutti. Facevano così. This is ridiculous. Ridicolo. Not ask question to the patient. Com'è che non fai nessuna domanda al paziente? And I was told. E mi è stato detto. By some of his students. Da qualcuno dei suoi studenti. That patient will come. Che arriva un paziente. And Sankaran would wait. E Sankaran aspetta. He waits. Yeah, he shows. Well, he shows videos, and for hours he waits. Yeah, even 3 hours, 3 hours of video, and we see him looking at the patient or waiting. Yeah, yeah. So it's two different ways. Sono due modi proprio diversi, no? And very interesting. E la cosa molto interessante. For anybody that is following Sankaran. Se c'è qui qualcuno che segue Sankaran. Some years ago. Qualche anno fa. He says, you have to concentrate on delusions. Disse, bisogna concentrarsi sulle false percezioni. Not the totality. Non la totalità. Delusion. Delusion. Then sensation. Poi la sensazione. And now? Ed ora? Maybe now, I don't know now, but 5 years ago. No, ora forse non lo so, però 5 anni fa. Totality. Totalità, no? We're back. Siamo ritornati indietro, no? Ha fatto il giro, no? Ha fatto una grande deviazione e poi è tornato alla totalità. Ma la totalità è quello che si deve fare, il nostro modo. Quindi per molto tempo ha confuso un po' di gente. And many have abandoned homeopathy. E molti hanno abbandonato l'omeopatia. Why? Perché? It didn't work. Perché non funzionava. It doesn't work. Non funziona così. Yes, sì. Layers in a way in the life of a person that can lead to different remedies. Okay.
Did Hahnemann talk about layers? Allora, ma strati del vissuto l'hai letto da in Hahnemann? Did Hering talk about Hering layers? Ha detto strati del vissuto. Did Benninghausen talk about Benninghausen layers? Ha scritto mai strati del vissuto? Or Lippe? Lippe. Or Wells? O Wells. Totality. Totalità. No, not complicated. It's non not devi complicare. Totalità non è complicato, è semplice. Totalità. But Hahnemann said, però Hahnemann ha detto. Said. Silenzio. You will really cure a patient with a chronic disease with one remedy. Raramente guarirai un paziente affetto da una malattia cronica con un solo rimedio. Long-standing chronic disease. Malattie croniche, diciamo, durature. He's partly right because. E in parte ha ragione. Because most patients that have a long-standing chronic disease. Perché la maggior parte dei pazienti con malattie croniche, diciamo, di lunga durata. Will need more than one remedy. Hanno bisogno poi di più di un rimedio nella. As a rule. Di regola. If you start a patient with a vegetable remedy. Se cominci a curare un paziente con una pianta, con un rimedio vegetale. Let's say Posatella or Nux vomica. Satilla, Nux vomica. Per esempio. Or animal remedy. O animale. Let's say sepia or lachesis. Sepia, lachesis. Or vegetable would be like staphysagria also. Oppure tra le piante anche staphysagria. You will rarely finish the case with staphysagria or pulsatilla. Raramente finirà il caso con quella staphysagria o con quella pulsatilla. Or sepia or lachesis. O con quella sepia o con quella lachesis. On the other hand. D'altro canto. If you start a case. Se cominci il caso. With phosphorus. Con phosphorus. There's a lot of chance that they will need phosphorus 20 years from now. Ci sono molte probabilità che tra 20 anni quel paziente sarà sempre phosphorus. Same thing with sulfur. Lo stesso per sulfur. Or natrium muriaticum. O natrium muriaticum. Or silica. O silicea. So very often if you have a pure case of silica. Se hai un caso puro di silica. They will need always silica all their life. Sarà silicea per sempre. And I did not invent this pattern. E questo pattern, questo modello non l'ho inventato io. That was first reported by Pierre Schmidt. Fu Pierre Schmidt il from primo Geneva. A parlarne, Pierre Schmidt che era di Ginevra. And I confirm it. It's e true. Io posso confermare che è assolutamente vero. It's absolutely true. So if you have if you start a case with sepia. Se cominci un caso con sepia. Let's say a patient with multiple sclerosis. Un paziente con sclerosi multipla, per esempio. They will need sepia. Avrà sepia. For 2, 3, 4 years. Per 2, 3, 4 anni. Until the disease is not only stopped. A che la malattia non solo si arresta, ma but greatly regress. Regredisce grandemente. And then there will be some changes. A quel punto si produrrà, interverrà qualche cambiamento. Of body temperature. Della temperatura corporea. Of thirst. A livello della sete. Of food desire. O dei desideri alimentari. Of disposition. O anche del carattere, della disposizione. And that will be the sign that quello they have switched remedy. Quello sarà il segno che hanno cambiato rimedio. Sono cambiati. Sì. Prima. It's not a theory, it's a, non è proprio una teoria in realtà. It's an observation. È un'osservazione, una constatazione. Yeah, clinical observation. Clinica.
Hearing call isn't stupidity, guiding symptom. Allora, nel hearing li chiama guiding, no? Sintomi guida, diciamo. Nash call it Nash leaders. Li chiama i leader, leader. Guernsey keynote. Li chiama keynote. Keynote, guiding symptom. Guiding, keynote. Leaders. O leader. It means that. Che cosa vuol dire? When you study a case. Quando studiamo un caso. You're looking at the totality. Guardiamo la totalità. And you say, this patient. With multiple sclerosis. Possiamo dirci, questo paziente con sclerosi multipla, what is most peculiar in this patient? Qual è la cosa più peculiare? And if you have a patient with schizophrenia, se abbiamo un paziente con schizofrenia, you say, what is most peculiar? Qual è la cosa più peculiare? And you make a hierarchy of the symptoms. E fai a quel punto una gerarchia di sintomi. Not all the symptoms have the same value. Perché non tutti i sintomi hanno lo stesso valore. Symptom with the greatest value, the most characteristic, the more rare, the more unusual, you put at the top of your hierarchy. I sintomi più caratteristici, più rari, più insoliti vanno in alto nella gerarchia. And the other ones you put in the hierarchy. So the strong, the highest value at the top and the lowest value at the bottom. Quindi man mano si va, come dire, in senso discendente, in grado discendente, per cui quelli più forti, più peculiari, di maggior valore sono in alto. And the one at the top, one, two or three at the top, quelli in alto, che sono uno, due, tre, are called are called the guiding symptom. Si chiamano guiding, cioè guida, sintomi guida. They guide you to look, perché ti guidano a guardare. Which remedy to study in the Mathematica? Ti guidano al rimedio da studiare nella materia medica. Say, which remedy have symptom 1, 2 and 3? Allora tu puoi chiederti a quel punto, che rimedio ha il sintomo 1, il sintomo 2 e il sintomo 3? See? And you may have 10 remedies that will have these three symptoms. Magari ti puoi ritrovare con 10 rimedi che hanno quei tre sintomi. The one that have that have these three, two or three symptoms the strongest? E quelli in cui c'è il più alto grado di questi due o tre sintomi, you study first. Allora sono quelli da studiare, da prendere in considerazione per primi. And the other symptom, gli altri sintomi, that are not the two or three che non sono symptom, quei due o tre guida, we call that differentiating or confirming symptom. Li chiamiamo sintomi per la differenziazione o confermatori, diciamo, per confermare la prescrizione. And even if a symptom is relatively common, e anche se un sintomo è relativamente comune, it could be very important to differentiate two remedies. Può essere anche comune nel senso di banale, però può essere molto importante per differenziare due rimedi. For instance, per esempio, if I say, would you be willing to go pick up my friend at the airport? Se per esempio io le chiedessi, sarebbe disponibile ad andare a prendere il mio amico all'aeroporto? And you say yes. E lei potrebbe dire sì. It's going to be very easy to find my friend. Io potrei dirle, no, sarà facile riconoscere il mio amico. My friend has one leg. Perché ha una gamba sola. And has red hair. E ha i capelli rossi. So you should be able to find this friend among thousands of people. Quindi dovrebbe essere facile riconoscerlo tra mille persone. So you go at the airport. Vai in aeroporto. And you see this man come out. E vede questo signore che arriva. He has one leg. Ha una gamba. Red hair. I capelli rossi. And you say, "Hi, I'm Andre's friend. I came to pick you up." Salve, sono l'amico di André, sono venuto a prenderla. And you see the person said, I don't know you, I don't know Andre. E lui dice, ma chi è Andre? Ma mi lasci stare, non mi disturbi. And you phone me.
E lei quindi mi chiama and says, your friend does not know you. Andrea, ma il tuo amico non ti conosce, non sa chi sei. This man wants nothing to do with you. Quest'uomo, questa persona non vuole avere nulla a che fare con te, non sa chi sei. But I'll say, did I say that my friend was a man? Allora, io però allora potrei rispondere, ma ho detto che il mio amico è un uomo, perché in inglese il genere non c'è. I never said it was a man. Ma mai detto che era un uomo. It's a woman. È una donna. But can you see that a common symptom, man and woman is 50% of people. Una cosa abbastanza comune, un sintomo essere un uomo, no? Diciamo, che 50-50 nella popolazione mondiale può differenziare, può essere usato per una differenziazione. E questa è la bellezza, no? La totalità sempre. Anche le cose semplici, più banali. Nella cura, in treating a chronic case, animal, as you said, say that it often means that you have to give more remedies per patient, I mean in the life of a patient. Extraordinary symptoms, I mean those that come in a second moment, that start developing from a certain point on, out of the blue sometimes, can be, you know, something really new, big thing, in the symptomatic picture, in the picture of symptoms. So a patient who is diagnosed a cancer, cancer, well, the most frequent response to such a diagnosis is they are taken aback, they are astonished. So this is what I mean. When you are confronted with disorienting symptom for a patient who has cancer, who has this bad news, so do you take this new thing, this new event into consideration? Sì. Sì. Yeah, I treat a lot of people with cancer. Io per esempio vedo molti pazienti di cancro. Or patients that have similar type of fatal diagnosis. O altri pazienti che hanno queste diagnosi appunto fatali, insomma, malattie mortali. Or distressing diagnosis like ALS. Oppure molto stressanti, tipo la SLA, eccetera, come diagnosi. And they will not respond to homeopathy. Non rispondono all'omeopatia. Until this element of fear and shock is removed. Fino a che non si rimuove questo elemento anche dello shock della diagnosi, della paura per la malattia. I can show you here an example. Posso fare anche un esempio, posso mostrare un esempio.
Yes, here. Oh, you don't see it. Here. Guardate qui. This is about, it's called three basic steps to the practice of homeopathy. Allora, tre punti, fasi fondamentali nella pratica dell'omeopatia. Case taking. Allora, la presa del caso. Case analysis. L'analisi del caso. Case manager. La gestione del caso. B, case analysis. Allora, al B, analisi. There's four steps. Ancora quattro fasi. Classification of symptoms. Classificazione dei sintomi. By disease. Per malattia. Because people can have more than one disease at the time. Perché spesso pazienti hanno delle comorbidità, più malattie contemporaneamente. And I give example. E poi qui vedete, faccio degli esempi. And one example is this one. Un esempio è proprio questo. Un trauma emozionale acuto. Qua. Is this one. Questo qua. Is this one. Questo, quindi la perdita, per esempio, di una persona amata. Un paziente con un cancro che smette di rispondere quindi al suo rimedio cronico, solo dopo, diciamo, che si supera la reazione alla cattiva notizia rinunciata dall'oncologo, e quindi ricomincia a rispondere a Phosphorus, solo dopo che ha preso ignazia, diciamo, per in qualche modo. The patient had cancer of the uterus. Una paziente con carcinoma dell'utero. And she had the scan. La TAC, si fa la TAC. And she met the oncologist. Vede l'oncologo. We knew she had cancer. Si sapeva che aveva un tumore. And I was treating her. E io la curavo. And she was responding. E lei rispondeva al mio trattamento. We knew she was responding well. E sapevamo anche che rispondeva bene. Because the bleeding would stop. Perché si era fermata, per esempio, l'emorragia. When she was not well. E perché quando non stava bene. The bleeding would return. Riprendeva appunto l'emorragia, le perdite ematiche dall'utero. She has a scan. Quindi allora si fa questa TAC. It is found that it spread to the pelvis. E dalla quale si osserva che c'è una diffusione in tutta l'area pelvica. And she meets the oncologist. Va dall'oncologo. Who tell her that there's no treatment for her. Che le dice che non c'è cura per lei. In conventional medicine. Nella medicina convenzionale. That would be efficacious, just palliative. Le propone solo dei trattamenti palliativi. So she calls me. Quindi mi chiama. She says, I'm bleeding, I'm bleeding, dice, I'm bleeding. Sto sanguinando, perdo sangue. Since the visit. Since the bad news. Dalla cattiva notizia, praticamente. I say, repeat the remedy. E io le ho suggerito di ripetere il rimedio. And I'll repeat the remedy maybe every 20 minutes for three doses. Ogni 20 minuti per tre dosi, tre volte. And I'll call in an hour. E poi, diciamo, la richiamo dopo un'ora. She says there's no change. Dopo un'ora mi dice che nulla è cambiato. I knew the bad news. È chiaro che c'era quella cattiva notizia. I said take a dose of Ignatia and I'll call you back in 20 minutes. E io le ho detto, allora prendi una dose di Ignazio e ti richiamo fra 20 minuti. She says, I feel much better. E 20 minuti dopo mi dice, mi sento molto meglio. But the bleeding is the same. Però l'emorragia continua. Okay, I say, take a dose of phosphorus now. Allora poi le dico, ora prendi fosforo. And I'll call you in 20 minutes. Ti chiamo fra 20 minuti. She says, stop. E mi risponde che il sangue si è fermato. This was in maybe 1991. Era il 1991, credo. So long time ago. Quindi tanto tempo fa. Now I know. Ora so. Now by experience. Con l'esperienza. When you're treating a patient with a serious disease, life-threatening disease, un paziente con cancer, una malattia tipo cancro, insomma, una cosa grave. And they talk to their family. E che magari poi parlano con la famiglia, con i familiari. Conventional doctor. O i medici allopati. Especially in the family if there's doctors in the family. In particolare se ci sono medici in famiglia tra i familiari. They get very tense and confused. Hanno molta confusione, molta tensione. What they should do. Non sanno cosa fare. And they stop responding to homeopathy, to their remedy. Lì smettono di rispondere al loro rimedio. And you have to stop this right away. E allora questa cosa bisogna
arrestarla immediatamente. In the great, great majority of the case, e nella grande maggioranza dei casi, the remedy is Ignatia. Ignazia è quello che poi risolve, che scioglie un po' questa confusione. And indecisive. E nell'indecisione, no? And frustration. E la frustrazione. And you give them one, two or three doses of Ignatia. Con una, due, tre dosi di Ignazia. They say they feel good again. Sono loro a dire che si sentono di nuovo bene. Now you can continue your treatment. E a quel punto si può continuare con they la cura precedente e diciamo che in genere stanno meglio. And if 2 weeks later, due settimane dopo, they talk to somebody else, magari parlano con qualcun altro about their condition, del loro stato, and they get upset, e magari di nuovo si innervosiscono, or they, si preoccupano. They read on the newspaper that so many people die of cancer with metastasis. Oppure magari leggono su un giornale che tutti muoiono delle metastasi, eccetera. And they get upset. È chiaro che quello lì sconvolge molto. They take the Ignatia by themselves. E alcuni pazienti si prendono Ignazia da soli. And says I feel better again. The pain in the breast is gone. E dicono che si sentono meglio, che è scomparso il dolore. Yeah. So it's very, very common. È una cosa molto comune. Se era questo quindi quello che intendevo. You have Ignatia, exactly. There are very few remedies, and this Ignatia is the highest degree. So that's what you. Also, about Carlo wants to. Oh, let me say something. La medicina omeopatica è un metodo che si basa. That is based. Ma se noi andiamo nella rubrica fatti emozionali, ci troviamo anche rubric, emotional traumas, eccetera, we also find like a podium. But here, bad news. No, bad news, fatti emozionali. Emotional, bad news va bene? Yeah, bad news, bad news. Bad news. Allora, io come omeopata, as a homeopath, a parte l'esperienza clinica, from my clinical experience, la prima cosa che faccio, I do when I have this emotional thing. Observing my patient, or her reaction. In a case of cancer, for instance, I had a patient of mine who, once she had discovered she had cancer and metastasis everywhere, she wouldn't fly because she was afraid. I decided to go on a journey before dying, so she travels all over the world. And another patient of mine, after knowing she had a lung cancer, after her X-ray, locked the door, and she locked herself, and she wouldn't come, she wouldn't, you know, depress. I gave her CPR, and she wrote me a email, you are my savior, you are my savior. I want to know why am I saying this? Because in our teaching, clinically, I don't think we should establish the remedy clinically. We should always look at the reaction, and the reaction is always individual. That reaction leads me to the remedy. Otherwise, I only find shortcuts, and the repertory is full of shortcuts. Because if I have my material in my hands, I can read the reactions of Ignatia, of Sipia, exactly. I have to prescribe based on that. Otherwise, we should all give both the patient who lose their fiancé.
say that we should give Ignatia to everyone, but it's not like that. It doesn't work like that. You know, sometimes we need natrum mediaticum, aconitum, sometimes aconite. Secondo Hahnemann, according to Hahnemann, compagno di Ignatia is a mate of Ignatia. No, no, you're, it's correct. Look, I'll show you something more. È giusto. Vi mostro un'altra cosa. Okay, so in certain case, following its certain etiology. Allora, in alcuni casi con problemi a seguito di eziologie specifiche. There could be exception to prescribing according to the symptom. Vi può essere a quel punto un'eccezione alla regola del prescrivere sulla base dei sintomi. For instance. Per esempio. One time I was teaching in Austria. Una volta ero in Austria per insegnare. And it was a castle of the 14th century about. Eravamo in un castello del XIV secolo. And we had to all leave by bus together. Dovevamo andarcene tutti insieme. And we were sequestered in that castle. We can't go out. Rimaniamo sequestrati in questo castello, no? Una volta che eravamo a 2-3 ore da Vienna, quindi diciamo una volta lì non ci si muoveva. And one of the doctor learned uno dei medici that her daughter died. Seppellì, ebbe lì la notizia che la figlia era morta. But she could not leave. There was no way to leave. Non se ne poteva andare, non c'era modo di andarsene subito da lì, no? So I took her symptom. Allora ho preso questo sintomo. She had the symptom of gelsemium. Aveva un sintomo di gelsemium. Didn't do nothing. Ma non le fece nulla. But respond quickly to Ignatia. E poi dopo invece ha risposto molto rapidamente a Ignazia. I'll tell you another story. E posso dirvi anche un'altra storia. Homeopaths in America were many time were surgeons. Diciamo che gli omeopati in America, perlomeno soprattutto di più in passato, erano comunque medici. Large hospital with surgery. Quindi comunque lavoravano anche in ospedali, eccetera. And they rarely, if ever, use analgesic after surgery. E quando facevano la chirurgia, per esempio, raramente, se non mai, facevano l'analgesia. And one of these surgeons. Usavano analgesici. Uno di questi chirurghi. Was Gilchrist. Era Gilchrist. This one. Questo qui. See? It's surgical disease. Quindi qui and the homeopathic chirurgiche e terapia omeopatica. So they use homeopathy for surgical conditions. Usavano l'omeopatia per condizioni chirurgiche. And routinely, routinely, routine, they use hypericum after surgery. Hypericum dopo la chirurgia. For pain. Per il dolore. But it's routine. Però era una routine. Era una routine proprio. And I've used this for more than 30 years. Io da 30 anni ormai lo uso. Without being at the bedside of the patient. Senza stare nemmeno al letto del paziente. Without even knowing the symptom of the patient. E senza nemmeno appunto conoscere i sintomi del paziente. I just tell the patient, the family of the patient. Dico ai familiari del paziente. When the patient starts to recover from anesthesia, quando comincia a uscire dall'anestesia, il and at the first sign of pain, al primo segno di dolore, give a pericum. Date il perico. Because that's what Gilchrist experience teach. Ci insegna l'esperienza di Gilchrist. No, 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 but non è l'esperienza, questo è un altro fatto. Se io leggo i sintomi di perico, come se
Sure, but look. Yes, but look. Well, I find. Look. All the symptoms. Injury to nerve, okay? Allora. There's many remedy. Injury to. Why not Meniantes? Why not? Why not Bellis Perennis? Perché non Bellis Perennis? Allium Sipa. Allum Cepa. Allora, se io do arnica prima di un'estrazione dentaria o dopo che uno ha avuto un trauma o iberico quando c'è lesione del nervo, tutto quello che si è scritto di iberico, lo faccio perché tutti i pazienti, ovvero per un fatto di specie, non individuo, ma di specie, nei primi momenti del trauma o della lesione dei nervi, per un fatto di specie reagiscono nella stessa maniera. Però, se io aspetto un po', per un fatto miasmatico, potrebbe individualmente emergere sintomi non di specie, ma di individuo. Per cui, dopo arnica, io di fronte ai sintomi che possono raramente allora io do il rimedio individuale, perché tutti noi trattiamo i pazienti dopo la chirurgia. Io ho avuto una paziente con chirurgia del piede, ultimamente ho dato l'iberico, però l'iberico agisce su tutti, come dice il dottore, agisce su tutti quelli che hanno fatto chirurgia per un fatto di specie, perché nella sua sperimentazione noi vediamo che assomiglia bene alla reazione di specie come arnica nel trauma. Poi e va bene quando glielo do, perché lo facciamo come preventivo. Spesso ci dicono, ma voi che fate? Si dà dati in preventivo al paziente che si sottopone alla chirurgia? Sì, perché sicuramente lui avrà un versamento e stimoli, reazione da trauma in generale, come tutti quanti gli esseri viventi. Però non sempre riusciremo, nel 90% del caso sì, non sempre riusciremo a portare a termine con arnica. In qualche caso, dopo l'amministrazione dentaria, oltre arnica potremmo usare altri rimedi, la della donna, l'arnica e così via. Questo è il motivo. Io sono d'accordo, io sono d'accordo su quello che dice il dottore, però la motivazione di questa nostra modalità clinica è perché nella sperimentazione dei rimedi ci sono i sintomi che emergono dal paziente chirurgico o dal paziente traumatizzato. Ok, but I didn't finish my story. Non ho finito la storia che stavo raccontando. About 1 month ago, un mese fa, a patient of mine, un paziente, had a knee replacement surgery. Ha dovuto fare una cosa di artroplastica nel ginocchio. And I said to do what to do with the hypericum. E io le ho detto appunto di pericum. And I talked to him about 2 weeks ago. E poi ho parlato col paziente 2 settimane fa. And he says it did not work at all. E mi ha detto guarda che quell'ipericum proprio non mi ha fatto niente. And I had a lot of pain. Ho sofferto da cani. And despite the Demerol. E nonostante però and still now, ancora ora I'm suffering. Sto soffrendo. And hospital they've never seen that. So much pain. All'ospedale addirittura hanno detto che non avevano mai visto uno che soffriva come they me. Don't know what to do. E non sapevano nemmeno loro cosa fare. I say, why didn't you call me?
E allora perché, diciamo, mi ha chiamato? Says your treatment did not work. È perché nemmeno il tuo, la tua cura, il tuo trattamento aveva funzionato. But I had prescribed my treatment before you had pain. Ma io avevo prescritto il trattamento prima che avessi dolore. On a routine basis. Sulla base di una routine. Based on the experience of sulla base dell'esperienza di così tanti chirurghi for many, many years, da tanti anni they said there are exceptions. Però è chiaro che anche loro hanno sempre detto che ci sono delle eccezioni and that's why you need to be at the bedside. Ed ecco perché bisogna poi andare a vederlo il paziente allettato. Because when we give the hypericum, perché quando diamo i pericum it's at the moment they start to feel the pain. Noi diciamo che lo diamo nel momento in cui cominciano and a sentire il dolore. E il paziente è ancora un po' annebbiato, non è not fully back from the anesthesia. Ancora proprio, diciamo, it's just at the beginning. È proprio l'inizio. So we don't have the symptom yet. Quindi it's just a prevention. È basically solo appunto una cosa più o meno preventiva, nel senso che i sintomi davvero non ci sono. And it works very very well in 99% or 95% nel 95% dei casi. But in this case, in questo caso, it was the exception. Era certo un'eccezione. At the bedside, I would have found right away. Perché è chiaro che se fossi andato lì avrei subito visto. So I ask him, your symptom you have now, how is it compared to right after the surgery? Allora io nel frattempo, siccome ce l'avevo ormai davanti, gli ho detto: ma il sintomo che hai ora com'è rispetto a quando ti sei fatto l'intervento chirurgico? So it's exactly the same. Ha detto: guarda, non è proprio cambiato, esattamente così, non è mai cambiato. So I took a symptom and I say, take belladonna. Allora io gli ho detto: prendi belladonna. And I say, what potency do you have? E che diluizione, che potenza? I would have prescribed maybe a high potency, high pain, high potency. Avrei forse prescritto una potenza alta, visto che il dolore era così. If he had the choice. Se avesse potuto scegliere, diciamo. But he was in a cottage. He was in a resting place by the ocean. Però era, diciamo, in una zona di vacanza sull'oceano, insomma. Cioè. So he looked in his kit of remedies. Quindi non poteva procurarselo. Ha guardato un po' nel kit dei rimedi che si era portato dietro. That he had with him. E appunto. Yeah. So he had belladonna 30x. Aveva la 30 CH. Decimal. La decimale? Yeah. Ah, ok. Yeah. Decimale. So I said, take one dose and I'll call you back in half an hour. Io gli ho detto, vabbè, prendi una dose e poi ti richiamo fra mezz'ora. He says, it's almost all gone. E dice, ah, è scomparso. But this is the remedy he should have received 2 weeks certo, ago. È chiaro, questo è il rimedio che io gli avrei dovuto già dare 2 settimane fa. But there was no homeopath at his bedside. Però nessun omeopata l'ha visto a letto. Ecco perché. Shankaran non vuole tra gli studenti degli insegnanti. Teachers among the students. Perché gli insegnanti teachers sono pesanti. Are fastidious. Nella mia pratica clinica, per la chirurgia del ginocchio, non do mai il pericolo. I never give my pericolo, you know, I never give my pericolo for knee surgery. Sempre simpitum, perché simpitum ha i sintomi del ginocchio. Oggi ho visto, this afternoon, prima, un signore che aveva dopo la chirurgia un'artroscopia. Gli era rimasto un ginocchio così, anzi sinistro. Io gli ho dato simbitum 6CH e lui mi ha detto, ma che fa, non mi guardi il ginocchio, siccome si era tutti i pantaloni. E io gli ho detto, sì, ho già visto, non c'è niente. Ma lui la settimana scorsa stava con un ginocchio così e gli antinfiammatori che gli hanno dato non faceva niente. Voglio dire che la premessa di perico viene a cadere quando, per me, quando c'è il ginocchio, perché do sempre I have used hypericum like the homeopathic surgeon did for head surgery. Io ho usato, per esempio, sulla base di quello che ho letto appunto nei chirurghi omeopatici, negli scritti, ipericum per chest, chirurgia cranio, torace, addominale, hips, per knee.
interventi ginecologici, ovunque, senza problemi. È una risposta generale, See, the remedy must be individualized. Allora, il rimedio deve essere, come dire, individuale. The potency must be individualized. E anche la potenza. The repetition must be individualized. Anche la ripetizione. And the way of taking the remedy must be individualized. E anche il modo di assumere, di assunzione del rimedio deve essere individualizzato, individuale. If you have a patient that is very, very sensitive, perché se abbiamo un paziente che è molto molto sensibile, and has a chronic condition, in una condizione cronica, and you give a high potency, e diamo una potenza molto alta, you risk to create a great aggravation. Rischiamo di indurre un aggravamento. If that patient that is very sensitive, però se abbiamo sempre questo stesso paziente molto sensibile, develop an acute case of pneumonia, che fa un acuto di polmonite. Let's say 40.5 fever. Una febbre altissima, 40-41. With difficulty breathing, constant difficoltà sudation, respiratori, eccetera. You can give them a 10 mm or 50 mm. Si può dare una 10 mm o una 50 mm. Let's say in water. In acqua. Every 10-20 minutes. Ogni 10-20 minuti. Many, many times. Molte volte. No aggravation. Senza aggravamento. And they don't aggravate. Non c'è aggravamento. I'll give you an example. Faccio un esempio. In January, a gennaio, I had a patient with, ho visto un paziente, stage 4 of B-cell lymphoma. Con un linfoma non-Hodgkin B-cell. Non-Hodgkin delle cellule B, stadio 4. And she decided to drive from the north of the United States to the south on January 4th. Il 4 gennaio lei ha deciso di andare in macchina dal nord degli Stati Uniti al sud degli Stati Uniti. It's a 3-day drive. Un viaggio di 3 giorni in macchina. And she went through a snowstorm. E si è ritrovata anche in una tempesta, eccetera. It's very stressful. Una situazione quindi anche molto stressante. When she arrived in Florida, arrivata in Florida, she went directly to the hospital. È andata proprio direttamente in ospedale. Because she couldn't breathe anymore. Perché non riusciva più a respirare. They thought she had congestive heart failure. E loro lì in ospedale hanno pensato che avesse, diciamo, un'insufficienza cardiaca, congestizia, eccetera. Then they look at the, she had leucocytosis and she had aveva leucocitosi. They did scan. Hanno fatto la TAC. And she had multi-lobar pneumonia. E invece aveva questa polmonite multilobare. 5 lobes. 5 lobi praticamente. Involved. She could only breathe sitting with the head up. Poteva respirare, riusciva a respirare solo stando seduta e tenendo il capo in alto. She couldn't go down at all. Non poteva nemmeno distendersi. And this patient, e questa paziente, is a patient of mine for 20 years. E io la curo da 20 anni. When I start to treat her in 1997, era il 1997 quando ho cominciato a curarla. She was treated because she had psychosis. Aveva una schizoid. Ah, ok, aveva una psicosi schizoide, insomma. She had multiple personality disorder. Un disturbo della personalità. She had been raped as a child. Era stata violentata da bambina. Her father tried to kill her with a knife. Il padre aveva tentato di ucciderla con un pugnale. She would climb trees to run away. E lei si doveva arrampicare sugli alberi per scappare come un gatto. She would burn herself because she wanted mutilation. E poi si mutilava, si tagliava, eccetera, eccetera. She came with about 6 psychotropic medication. Quando è venuta da me prendeva 6 farmaci, insomma 6 psicofarmaci. And her chief complaint was insanity.
sì. E il insomma, il suo problema principale era she wrote insanity. Lei ha scritto insanity, cioè la pazzia. So quindi io l'ho curata. She came off medication. È riuscita a smettere di assumere gli psicofarmaci. And she be, within 2 years, no more medication. In 2 anni, insomma, così si è smettata. But she was very sensitive to the environment. Però era molto sensibile, è rimasta molto sensibile all'ambiente. Like hay fever. Come febbre da fieno. Or perfumes. E pure profumi. Or spices. O le spezie. A bit of pepper or cayenne. Bastava un pochino di pepe, di cayenne. In a soup, in a restaurant. In un ristorante, magari, no, nella zuppa. Would create a state like of great excitement. Le portava grande eccitazione. So I had to give her low dose of remedies. Quindi ho dovuto sempre darle rimedi a dosi basse. Diluted in large quantity of water. I rimedi in grandi quantità di acqua. And just take one drop of the 30 liters. Dicendo facevo fare anche delle 30 litri, no? E quindi poi di prendere una goccia. So she does not get aggravation from the remedy. In modo che non avesse aggravamento dal rimedio. But in January. Però a gennaio. When she had pneumonia. Polmonite. I treated her with a high dose. Le ho dato una dose alta. Very often. Molto ravvicinata, molto spesso. She recovered. Ha recuperato. Then I continued the treatment of the. Poi ho continuato il trattamento della malattia cronica. And she's not sensitive anymore to the environment. E devo dire che poi da allora non ha più questa sensibilità all'ambiente, agli odori. And to the pepper and the spice. Al pepe, alle spezie. Certo. And the high potency of the remedies. E anche ai rimedi, diciamo, ad alta potenza. Now I can use high potency. Ora posso, da allora, diciamo, posso usare anche delle potenze alte. Like another patient. Come, diciamo, un qualunque paziente. But for 20 years, invece per 20 anni I had to be careful, ho dovuto fare molta attenzione to create aggravation with onde evitare appunto di provocare io l'aggravamento. But not since the però la cosa poi è cambiata da questa polmonite acuta. Well, cancer is a big subject. Allora, il cancro sì, è un tema insomma molto vasto. First of all, this patient in the last 4 or 5 years I was talk once or twice a year. Allora, innanzitutto per questa paziente negli ultimi 4-5 anni, diciamo, ci eravamo ridotti, anche io la vedevo magari una o due volte l'anno. So in May 2016, maggio 2016, she called me. Mi ha chiamato. She says I'm very tired. Mi ha detto sono molto stanca. And I'm short of breath when I go up the stairs. Quando salgo le scale mi manca il fiato. Okay, I said we'll do blood examination. Ho detto di fare gli esami del sangue. And she was very anemic. E si è vista che era molto anemica. So I says okay, we'll do a stool examination. Allora ho detto che bisognava fare l'esame delle feci. And it was positive. Positivo. So I did some investigation. Ho fatto un po' appunto di indagini. And I found out. L'ho scoperto. She was taking, she was drinking a lot of tea, herbal tea. Che beveva molte tisane. Which she would make it sweet with stevia. Che poi dolcificava con la stevia. And I calculated the amount of stevia she was using. Ho calcolato quanta ne prendeva. Let me see if I can find. Forse trovo. No, hold on a second. Anyway, I cannot recall. I would have to look. Non mi ricordo ora, comunque. Let me see if I can find it again. Stevia, yeah, here, this one.
This is the case. Questo è il caso. It will be published in the journal. Sarà pubblicato. Allora, in 57 grammi alla settimana, mentre la dose consigliata è 4. 29 times. Quindi ne prendeva 29 maximum volte dose. Di più 29 della times dose the maximum massima, dose. Consigliata. And stevia in the guts is transformed by microorganism. E viene stevia viene trasformata dai microorganismi dalla flora intestinale in steviolo. And it's mutagenic. Che è mutageno. Being treated with homeopathy. Allora, curata con l'omeopatia, You're dealing with the vital force. Quando ci si cura con l'omeopatia si ha a che fare con la forza vitale. And the vital force is susceptible, or living organism are susceptible to influence. E gli organismi viventi, la forza vitale degli organismi viventi è molto and there's a limitation. Alle influenze, e c'è un limite. There's a limitation to the capacity to adapt. La capacità di adattarsi. From a genetic point of view. Da un punto di vista genetico. Perhaps 70% of cancer. Forse un 70% dei tumori. Are lifestyle. Related. Sono correlati allo stile di vita. So, if a homeopath smoke, se un omeopata fuma, will homeopathy prevent lung cancer? L'omeopatia può prevenire il cancro al polmone? No. No. Because you will overcome perché a quel the punto capacity of the body to vai adapt. Oltre la capacità dell'organismo, del corpo di adattarsi. So in her case, she was nel caso overcoming. Nel caso, no, non la sentivo. Nel caso then, della signora, qui in, prendeva tantissimo. In August she was, diagnosed with, e poi ad agosto in, le hanno diagnosticato stage 4 questo linfoma. Stage 4. Stadio 4. Sì. Yes. First of all, allora, I never wrote those books. Non ho mai scritto questi libri. These are parrots. No. Parrots? Yeah, I gave a conference in Holland, and they wrote a book. I said, don't write the book, and they still do it. Io non l'ho scritto io, Okay. When I was a young when I was a student and a young doctor, ero uno studente, un giovane dottore. Herring's law was everywhere in homeopathy. La legge di Herring era dappertutto in omeopatia. In the books. La trovavi nei libri di testo. In the conference. In alle conferenze se ne parlava. Here. Herring's law, rule or dogma? Allora, qui vedi, legge, regola o dogma? So I went to the Liga. Andai alla Liga. In 1985. Nel 1985. In Lyon. A Lione. Pesquero, Ortega, Asiaga, Ortega, the student of Pierre Schmidt, and I go to them. I discepoli di Pierre Schmidt, eccetera.
Have you confirmed hearing law? Sono andato da loro e ho detto, ma l'avete confermata la legge di Haring? Oh, it's 7:30. I think I have sono to go. Le 7:30, ma dobbiamo andarcene. Have you confirmed Haring's law? Avete confermato la legge di Haring? What's on the program right now? Ma a che stiamo del programma ora? Yeah, we have to go, you know? Dobbiamo andare, no? If there were many in group. Erano, diciamo, quando erano in tanti, no? Come gruppo. If they were alone? Se erano da soli? No. No. No, la risposta era no. No, they'll go. Nobody confirmed it. Nessuno ha mai confermato la legge di Haring. So I decided to do research. Ho deciso di fare io una ricerca. Where does it come from? Da dove viene questa? When was the first time it was mentioned? La prima volta che è stata menzionata. Is it Haring? È di Haring, è stato Haring. No. No. Many, many years after Haring died. Molti anni dopo che è morto Haring è venuta fuori. It was Kent. È stato Kent. Kent mentioned. Kent ne ha parlato. The law means there's no exception. La se la chiami legge vuol dire che non ci sono eccezioni. There's no exception. So if somebody develops se qualcuno sviluppa psoriatic arthritis. Un'artrite psoriasica. That starts with joints problem. Che comincia con problemi articolari. That's, let's say that starts from the shoulder, the elbow. Diciamo che parte dal gomito. After that the wrist. Dopo c'è il polso. After that the poi the fingers. Le falangi, insomma, le dita. And after. Dopo. The skin, psoriasis. La pelle, quindi la psoriasi. That means the disease has started vuol dire from che above la malattia down, è cominciata sopra. And inside out. È andata verso il basso e poi da dentro a fuori. That means according to Haring's law. Quindi secondo la legge di Haring. This patient is incurable. È inguaribile, incurabile per because the law, questo paziente. Perché law, se è una legge, è una legge. Inside out. Dentro fuori. Above down. E dall'alto verso il it's basso. A law. È una legge, no? I treat the patient. Io ho curato il paziente. Psoriasis goes away. È andata via la psoriasi. The joint pain goes away. Le articolazioni. Patient is cured. Paziente guarito. Haring's law does not exist. Quindi la legge di Haring non esiste. Quindi one un'eccezione. Destroy a law. Distrugge sì, una legge. Sì, sì, in nature, in science. No, aspetta, aspetta. Non... scientifica se scientifica if it can be made false, I mean like Popper said. Yeah, if you find an exception to the law is no more. No, però se trovi un'eccezione alla legge non è più una legge. That's the definition of a law. Perché it's there's no exception. Perché la definizione di una legge è che exception non ha rules. Un'eccezione. Rules have le regole have hanno eccezioni. Have exception, but not a law. Ma non una legge. That's the definition. Questa è la definizione di una so legge. So here the question quindi is qui la questione è qual è? Is it a law? È una legge? A rule? È una regola? Or dogma? O è un dogma? Questo mi chiedo io. So you can read. It is not a dogma because there are cases that can contradict the law. So he's saying that it is. No, but a dogma means it's no, like a belief. Per me dogma lì sta per una credenza. Like a belief could be a dogma. Una credenza può essere un dogma. For instance, every school of homeopathy teaches Haring's law. Allora, facciamo un esempio. Ogni scuola di omeopatia insegna la legge di Haring. How many people have been taught about Haring's law here? Quanti qui di voi hanno avuto una lezione sulla legge di Haring? Nobody? Nessuno? To everybody. Oh, tutti, tutti. But is it a law? Ma or a belief. È una legge o una credenza, diciamo. If 45 no, aspetta, non ti sento, Sally. If 95 out of 100 cases respond to the law, those 5 cases confirm that the law is scientific. Those 5 cases. The law.
No, no, but a law is, there's no exception. No, ma una legge significa che non ci sono eccezioni. Se la chiami legge, a law, if you drop this, allora la legge, se fai cadere every questo, time. It will drop cadrà every time. Sempre. If one time it doesn't drop, it's no more se law. C'è una volta in cui rimane in aria, non la it's chiami rule. Legge. The quella rule. Poi diventa una regola. Oh, you see, 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 see. Essendo un filosofo, non la sconderemo mai con te. Very good. Finiamo così? When I will have, yeah, just hold on. Where is it? Yeah. Look. Allora. Yeah, yeah. Look, this is the book. Allora, questo è il libro. Look, I have thousands and thousands of references. Ho migliaia e migliaia appunto di riferimenti bibliografici. Let me just see. Let me just see, see if I can find. Look. Let's say, look here. No, not this one. No, no, hold on. No, no. The number, no, oh no, that's not good. That's not what I'll show you. Yeah, here. Look at the number of reference. These, guardate, guardate. This. So, but you saw this one. You saw this one here. It says 1500 pages. Qui siamo a 1538 pagine. This is about 10%. Questo è solo il 10%. So maybe what I'll do quindi, is forse what I'll do is I'll publish by a section. Lo pubblicherò in sezioni, capitoli, insomma. I have done all the research. Perché la ricerca io l'ho già fatta tutta qua. I've read most of the reference. Ho letto la maggior parte dei riferimenti. You just need time. Però mi serve solo tempo, cioè mi serve tempo. But the book that I want to publish first. Però il libro che voglio pubblicare per primo. This one. È questo qua. This is the one. Questo è quello che I voglio. Have only 500 hours left. Mi servono solo 500 ore. Why you should study pure homeopathy? Cioè perché bisogna studiare l'omeopatia pura? It's the work of l'opera il lavoro of Lippe. Di Lippe. If you read Lippe. Perché se leggiamo Lippe. No, if you read Hahnemann's Organon. No, se leggiamo l'Organon di Hahnemann. You read Lippe. Leggiamo Lippe. It becomes clear. Diventa tutto chiaro. Then you go back to the Organon. Poi torniamo all'Organon. It becomes even more clear. Diventa ancora più chiaro. And then you read Lippe again. E poi se leggiamo you will Lippe, never go to
somebody that will talk about più andare sensation, parla and things like di sensazioni you'll never, mai you will know what is, you'll have a foundation. Alla fine avrai delle basi, delle fondamenta. What is pure homeopathy? E dell'omeopatia pura. Why I didn't finish this? Allora perché non ho finito nemmeno questo? Because the skeptic. Perché gli scettici là. We're always attacking in Canada in the United States. Canada, negli Stati Uniti mi stanno sempre lì continuamente. So I had 1, 2, 3, 4 debates with the skeptics. Sono dovuto andare a 4 dibattiti con gli scettici. It all end up with writing debate. E alla fine finiamo tutti poi col finire per iscritto il dibattito perché da vicino non finiamo mai. And the one in Canada. Quello in Canada I had 2 debates with him. Con quello lì ho già fatto 2 discussioni, 2 dibattiti. And the last time, l'ultima volta he says, I'm gonna send you some question, would you answer them? Ha detto le mando delle domande, lei risponderà? And I said, yes, if you answer mine. Io ho detto sì, rispondo se poi lei risponde alle mie. And he sent me 17 questions. E lui mi ha mandato 17 domande. And I sent them 29 questions. Io gliene ho mandate 29. Let's see if we can find them. And he answered me my 29 question, which were on 15 pages, because each question was half a page, because I had reference to my question. Le 29 domande erano su 15 pagine, perché io ogni domanda avevo pure riferimenti. He answered me in one page and a half. E lui mi ha mandato una pagina e mezzo di risposta. And after question number 3 he says this is enough. I have enough. Dice dopo la domanda numero 3 ha scritto ne ho abbastanza. Because question number 4 was. Perché la domanda numero 4 era. You said that Hahnemann. Lei ha detto che Hahnemann discovered the process of potentization. Ha scoperto il processo di dinamizzazione. When he was riding his carriage. Mentre andava a cavallo, là guidava il carretto, eccetera. Can you give me the reference? Mi può dare i riferimenti? There's no reference. E non c'è un riferimento. So he says I cannot answer. So basically, can I answer? He stopped the debate. E quindi, siccome non riusciva a rispondere, a quel punto è rimasto così. I answered to him. Io ho risposto a lui. So I answered to him like here I have an answer that was, came from the public. It says Dr. Sen. Allora questo veniva dal pubblico invece, il dottor Sen. Which one? The number one? Yeah. Il dottor Sen ha brevemente menzionato una Cochrane review in cui l'effetto placebo risulta minimo nei trial clinici. Il dottor Sen può spiegare il risultato di questa review alla luce di quanto ha detto Schwartz sull'effetto placebo? So, the answer that I have here, qui è la risposta che ho io. Qua. You could answer to any time a skeptic will say that when you treat somebody you get a 30% response, right? You have heard that, right? Non so se anche qui vi dicono che quando si cura qualcuno si ha sempre un 30% di risposta. Questa risposta qui la potete dare a chiunque vi dica una cosa del genere. And that's the reason people go to homeopathy. D'altronde questa è la ragione per cui ci si rivolge all'omeopatia, no? And at the very least homeopathy does not hurt them except they don't get a good diagnosis. Perché almeno l'omeopatia non fa loro male, diciamo, a meno che appunto poi non abbiano una diagnosi di una malattia molto grave. But modern science shows that this 30% is completely wrong. Ma non solo, la scienza moderna dimostra che questo 30% è completamente sbagliato. It came from a paper published in 1955. Perché viene fuori da un paper pubblicato nel 1955. It's called the powerful placebo. E si chiama appunto il potente placebo. And when scientists compare people that are treated with placebo and no treatment. Quando gli scienziati confrontano le persone trattate con un placebo e quelle senza alcun trattamento, they found there's no difference. Vedono che non c'è differenza. So therefore, quindi, 30% quel 30% was normal course of the disease. Era un decorso normale della malattia. And it's all explained in this paper. So when if you have to confront ed è tutto spiegato in questi paper. Quindi se vi trovate, diciamo, a dover see, they say, that's the Cochrane. Questa è la Cochrane. In 2010. Nel 2010. They took 212
202 trial with placebo and no treatment. Placebo e nessun trattamento. And they said we did not find that. Abbiamo rilevato che il placebo abbia un importanti effetti clinici, cioè in generale. And then later. E poi dopo, più avanti. They add. And later they find out with more trials. Con altri trial, no, scoprono che, non, no, non, che l'effetto non, che non c'è proprio differenza. In fact, if you look at trials in cancer of the heart, it's very, very difficult to find any Yeah, here it says not clinically relevant. Qui dice non pertinente clinicamente. Bien.